Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Come potrete vedere sto aprendo la Premium Trainers XY Collection. Allora, perché sto aprendo questa confezione? Perché nel video precedente vi avevo detto che la confezione con più hashtag sarebbe stata aperta per prima. Nel momento in cui sto girando questo video, appunto la confezione con più hashtag era proprio questa qui di XY. Quindi sto aprendo questa confezione all'inizio, cioè per prima confezione. Cosa sto dicendo? Aprirò per prima questa confezione. Ok, ce l'abbiamo fatta, quindi andiamo subito con la sigla e poi andiamo con l'apertura e vediamo cosa c'è all'interno. Quindi sigla. Ma ragazzi, finalmente stiamo aprendo questa confezione, eccola qui. Però prima di vederla togliamo tutta la pellicola, altrimenti non si vede molto bene, e abbiamo tutto riflesso e quindi non si vedrebbe appunto molto bene. Allora, pellicola. Comunque questa confezione, ragazzi, è gigante, non c'entra sulla scrivania, che spettacolo. Allora, confezione spellicolata, eccola qui. Allora, cartoncino che non ci serve, però lo inquadriamo, almeno posso farci una bella foto per la copertina, eccolo qui. Premium Trainers XY Collection, che togliamo e mettiamo. Bella, appoggio per terra. Ok, poi eccola qui ragazzi, guardate che spettacolo la confezione con molte carte full art che ora andremo a vedere. Allora, proviamo ad aprire il tutto qui, non so come si apre. Ragazzi, devo studiare un attimo la situazione, eh? Abbiate un po' di pazienza. Se faccio così non esce, se faccio così non esce, non esce in nessun modo, ragazzi. Questa confezione è inapribile. Come cacchio? Devo tirarla qua, però non si fa. Forse si è incastrata qui, aspettate, eh. Questo non so. Ah, ragazzi, volete vedere perché sono un testa di cacchio? Perché bastava fare così, è calamitato, facevo così e si apriva. Che spettacolo, ragazzi. Però, ora come le estraggo le carte? Ci vuole una laurea, ragazzi, eh. Non posso rischiare di rovinarla, quindi forse così. Ragazzi, non so come si apre, aspettate un attimo. Datemi tempo, sennò qui rompo tutto. Eccolo! Aperta, ragazzi, non so voi cosa vedrete perché tipo avrò coperto la mia faccia con le mani, però. Eccole qui, prime quattro carte che ora estraiamo. Estraiamo con calma, attenzione, qui richiudo la confezione, poi dopo vediamo tutto. E abbiamo, eccola qua, prima carta. Che spettacolo, ragazzi. Yvertal X Full Art. Forse sono troppo vicino, però c'è tipo la confezione che mi intruppa sulla mano e non posso inquadrarla bene. XY 150A promozionale. Guardate che spettacolo. L'occhio di Yvertal insieme a Xernas. Che spettacolo, ragazzi. Subito Yvertal X nella sleeve, che come al solito non ho preparato. Però, allora, prima di iniziare subito l'apertura, direi di lasciare un bel like, perché ragazzi, queste carte già lo vedo che sono spettacolari. Quindi, subito Yvertal X nella sleeve. Eccolo qua. Prima carta slivata. Poi, dopo le vedremo con calma. Poi abbiamo Shaymin EX. Che spettacolo, con il mega Rayquaza dietro. Spettacolare. C'è anche Zygarde qui, ragazzi, nell'artwork qui sotto, non so se lo vedete. Shaymin EX. Che spettacolo, guardate. 77 a 108. Mettiamolo subito nella sleeve. Di Furie Volanti, ragazzi. Questa carta è di Furie Volanti. Quella di prima invece era promozionale. Che spettacolo. Mettiamolo qua dietro. Poi andiamo con terza carta, Team Flare Grant. Eccolo qui, 73 a di 83 di generazioni, ragazzi. Questa carta è di generazioni. Mettiamolo subito nella sleeve. Di generazioni, io non mi ricordo che c'era sta carta in generazioni. Comunque, boh, vabbè, slibiamo anche questa. E andiamo con quarta carta full art. Spettacolo, ragazzi, questa la conoscete tutti. N Trainer. Mettiamola a fuoco, spettacolo. 105 a di 124 di Fates Collide, che sarebbe Destini Incrociati. Eccolo qua, spettacolo. Mettiamo subito nella sleeve. Che poi tra l'altro queste carte mi mancavano tutte, quindi perfetto. Allora, ora direi di riuscire a richiudere questa confezione. C'è questo tappo qua sopra. Voi intanto lo so che avrete la mia faccia coperta, però ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Ok, richiusa la confezione, non al meglio, però ok, ce l'abbiamo fatta. Poi quante cacchio di cose ci sono, aspettate, qui non so come fare, sto in crisi. Allora, richiudiamo un attimo al volo la confezione.
perché devo estrarre ancora queste altre carte. Eccole qua. Cioè, sono troppe carte, guardate che spettacolo. Andiamo subito ad estrarre perché voglio farvi vedere anche la medaglietta, che è uno spettacolo. Ci stanno 350.000 tappi. Ragazzi, forse queste carte non le estraggo, forse sì. Sì, perché le mettiamo nella sleeve. Quindi andiamo con... cioè, un'altra confezione dentro la confezione. Non capisco quanta roba c'è. Allora, primo coperchio. Dopo, per richiudere tutta la confezione ci metterò 10 anni perché non troverò mai tutto l'abbinamento. Allora, che spettacolo. Scusate se non vedete molto bene l'inquadratura, ma sto tipo a vedere la confezione io senza guardare nel telefono, e quindi non so come si vede. Allora, spettacolare questo qua di Pikachu. Non so se non è una medaglietta proprio, però davanti e dietro è pure bella corposa, diciamo. Guardate che spettacolo, dietro la coda e davanti la faccia. E poi questo qui sembra proprio quello, il Pikachu che viene usato come simbolo in generazioni. Comunque, eccolo qui, mettiamolo subito dietro, poi dopo metterò tutto bene, tranquilli, solamente che sono talmente tante cose in questa confezione che... ah, le carte si estraggono molto bene, quindi non le rovinerò. Perfetto, Mega Camerupt TX, altra full art, XY198A, promozionale A. Che spettacolo, guardate. Tutte full art che mi mancavano poi, quindi molto molto bene. Allora, andiamo avanti con Mega Camerupt TX slivato. All'interno di questa confezione ci sono anche dei pacchetti da aprire, però li aprirò non appena finito di slivare queste carte. Allora, abbiamo Mega Sharpedo EX XY200A promozionale. Che spettacolo, ragazzi. Come avete visto all'inizio del video, o forse non so se l'avete visto, dietro ci sono le jumbo di queste carte, perché ho comprato la confezione quella lì, come si dice, le confezioni qua appena erano uscite, quindi ce l'ho già. Però non erano full art, ma erano Mega EX normali. Quindi andiamo con la prossima carta, che è questa qui di Agilish EX 65A119 di Forze Spettrali. Che spettacolo, anche questo nella sleeve. Credo che tutte queste carte le metterò proprio nelle rispettive collezioni, nelle rispettive espansioni, perché tanto mi mancavano. Adesso, ragazzi, spettacolo questo Regirock EX Full Art 43A124, anche questo di stili incrociati. Guardate quanto è bello. Che spettacolo. Mettiamo nella sleeve. Scusate se vado troppo veloce a far vedere le carte, però sono talmente tante che se mi metto a vederle più lentamente ci metto 18 ore a fare questo video. Regirock EX, spettacolo. Poi andiamo con ultimo Pokémon, perché poi ci sono 5 carte trainer. Abbiamo Jirachi Full Art, non un EX, è Full Art normale, XY67A promozionale. Guardate quanto è bello, spettacolo. Sembra quasi quello del... aspetta, dov'è che l'avevo visto un Jirachi del genere? Un Jirachi, vabbè, insomma, la pronuncia è... l'avevo visto nelle confezioni, quelle di generazioni, se non sbaglio. Quelli che c'erano Victini, chi erano quell'altri? Arceus o Arceus, vabbè, non volete. Poi chi c'era? Darkrai, Shamin, no, non mi ricordo. Vabbè, comunque quelli lì, avete capito? Jirachi, che mettiamo qua. Poi abbiamo... questo cos'è? Possiamo toglierlo. 200.000 plastiche. Eccole qui, altre 5 carte trainer che ora andremo a vedere. Allora, abbiamo questa carta, ragazzi, che l'avevo trovata in un pacchetto giapponese che si chiamava Delinquent. Pure in inglese l'ho trovata allora, perché in giapponese... no, boh, non lo so. Comunque, 98B122. Mettiamolo subito nella sleeve, ragazzi, che spettacolo. Abbiamo trovato una delinquente con Mictiena e un Minun disegnato sulla felpa, come ho già detto in quell'apertura che feci. Poi abbiamo, eccolo qui, Shauna Full Art Supporter 111A124. Mettiamolo subito nel sleeve. Ragazzi, le trainer vado un po' più veloce perché sì, sono spettacolari, però preferisco gli artwork dei Pokémon, quelli lì normali, insomma. Poi abbiamo altra trainer. Questa confezione sta troppo... ah, potevo allontanarla anche prima, sono un po' a testa di cacchio. Eccolo qui, Trainer Blacksmith, spettacolo 88A106 di Fuoco Infernale. Ovviamente c'è un Emboar, quindi deve essere di Fuoco Infernale. Poi abbiamo... spieghiamo questa. Abbiamo, attenzione, altra trainer full art supporter, Ex Maniac 75A98. Guardate che spettacolo gli artwork. Questa qui pure ovviamente mi mancava. E slivamo anche questa. Poi andiamo con... dopo voglio contare quante full art ci stanno in questa confezione. Proprio spettacolare. Eccolo qua, trainer full art Karen. Questa qui, ragazzi, gran corpo.
XY177 a promozionale. Guardate che spettacolo, sia lei che la carta. Mettiamola nella sleeve. Non so quanti anni abbia questa qui, però boh, niente male. Di che anno è? 2017. Ok, ragazzi, è un po' troppo piccola questa per me. E andiamo con i dadi che non estraggo. Ne faccio solo vedere quello lì più grosso. Eccolo qua. Dado con scritto X. E ovviamente in quell'altro ci sta scritto Y. Quasi trasparente, è un po' a vederlo sotto la luce. Ecco, vedete, quando va verso la luce diventa un po' trasparente. Comunque, quello di X e quello di Y che non vi faccio vedere perché tanto chi cacchio che si mette a vedere i dadi. Comunque, poi abbiamo, guardate che bel mazzetto di carte, sono tantissime. Comunque, va bene, andiamo avanti con l'apertura perché ci sono altre cose da vedere, anche troppe, quindi questo video forse dovrò dividerlo in due parti, ma no, scherzo, lo farò in una parte sola. Poi abbiamo sleeve. Allora, estraggo tutto dalla confezione, così facciamo prima, e tolgo questa confezione che occupa troppo spazio. Carta codice. Ragazzi, la carta codice di questo coso è tanta roba. Se ci stanno tutte queste cose qui, poi dopo è una gran cosa. Allora, ho preso tutto. Sì, bene, richiudiamo la confezione. La possiamo mettere o così da sfondo, o sì, però si vede tutto, quindi la tolgo. Anzi, sapete che faccio? Colpo di scena. La metto così. Almeno si legge premium trainer. No, scherzo, ragazzi, la tolgo perché impiccia troppo. Allora, scusate queste piccole defiance, queste perdite di tempo, però qui queste confezioni così grosse non le ho mai aperte, quindi non so come fare. Allora, due pacchetti, Furie Volanti e Primal Clash, cioè Roaring Skies e Primal Clash, mettiamolo qua dietro, poi vedremo. Abbiamo due mazzi di sleeve da 65, da 65 e l'uno, se non sbaglio, raffiguranti ovviamente i Veltal e Xerneas, eccole qui, e le mettiamo dietro da sfondo, i Veltal e Xerneas. Poi qui abbiamo portamazzo con i Veltal dietro, Xerneas davanti, doppio portamazzo, come potrete vedere c'entrano due mazzi, uno e due. Non andrò ad aprire perché tanta lì, cioè non mi serve, oppure lo apro per vedere cosa c'è, tanto dentro non ci dovrebbe essere niente. Vabbè, dai, apriamolo, che poi se c'è qualcosa, se no non so cosa c'è. Allora, togliamo la plastica, se ci riesco, perché mi sembra che non ci sto riuscendo molto bene. Allora, nel frattempo, ragazzi, lasciate un bel like mentre tolgo lo scotch, che qui ci vuole un pochetto di tempo. E niente, ragazzi, ho tolto lo scotch, ma la confezione non si è aperta, quindi cosa ci avete messo a fare lo scotch non lo so. Eccolo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, eccolo qui. Andiamo con l'apertura di questo deck, la prima volta che apro un deck, quindi subito like. Bustina che buttiamo. E se il suo scotch attaccato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Eccolo qui, apriamo e vediamo cosa c'è. Non c'è un bel niente. Oh, che spettacolo. Hello, my name is... Indovinate? Lo sapete, però non ce lo scrivo. Allora, due divi di mazzo, come li chiamo io. Perché sono tre, ne manca uno? Oh, sei uno scherzo. Ah, ecco, ecco. Ora si spiega tutto. Sono tre divi di mazzo perché in uno c'è Xerneas, in uno Veltal, e in uno Xerneas e Veltal. Che spettacolo, ragazzi. Anche se non mi servono a niente, però che spettacolo. Rimettiamoli dentro. Qui all'interno ci sono i box, come potrete vedere. E si estraggono questi. Sì, che super spettacolo, ragazzi. Quindi sarebbero quattro portamazzi. Vabbè, non ci interessa perché tanto non li uso. Richiudiamo il tutto, che è calamitato, quindi spettacolo. Che mettiamo qua dietro da sfondo, dietro ai pacchetti. E abbiamo sempre questi due pacchetti da aprire, che è arrivato il loro momento perché il video sta durando un bel po', quindi è ora di aprirli. Poi medaglietta di Pikachu, spettacolare, questa ci porterà molta fortuna. Solo due pacchetti, non troverò mai nulla. Guardate che spettacolo quando si muove, che fa tutto l'effetto. Allora, carte full art che mettiamo così a portarci fortuna. Sono troppe, ragazzi, queste carte, spettacolo. Mettiamo sotto così e andiamo con l'apertura di questi due pacchetti. Iniziamo con Primal Clash perché voglio lasciare Roaring Skies per ultimo. Allora, carta codice che sta così, trick a 3, e andiamo con questo primo pacchetto di questa confezione. All'interno ci sono solo due pacchetti purtroppo, però ci stanno un botto di full art, quindi molto bene. Allora, Trainer, Nidoqueen, Sidra, Skitty, Rhyhorn, Sfrill, Loted, metti a fuoco bene, ha la luce accesa? Sì, spettacolo. Bidoof, Honedge Reverse e Sceptile. Raro, niente, ragazzi, un Honedge Reverse. Molto molto male, molto male.
Primo pacchetto, una sola reverse. Poi dopo, ragazzi, vi rifarò vedere tutte le full art di seguito, a meno chi non ha visto bene il video all'inizio se le guarda adesso. Cioè chi ha skippato magari perché voleva sbrigarsi, le rivede tutte adesso. Allora, andiamo con carta codice che sta verso giusto, bene. Allora, trick a 3 e andiamo con Dustox, Trainer, Togepi, Voltorb, Dunsparce, Spearow, Binnacle, Nincada, Salamence reverse, molto bene ragazzi, Salamence, vabbè insomma hai capito, e poi Talonflame, niente da fare ragazzi, però Salamence reverse, niente male, guardate spettacolo, mi mancava pure, quindi molto bene, lo metto nella sleeve addirittura, perché niente male ragazzi. Quanto è rigida questa carta non potete capire. Comunque, rivediamo al volo tutte le carte che ci sono. Non vi ho mai guardato nell'inquadratura perché ero impegnato a vedere la confezione, quindi tutto a posto? Bene. Allora, abbiamo Trainer Full Art. Vabbè, non vi dico ogni volta Full Art perché sono tutte Full Art. Quindi, Trainer, Karen, Ex-Maniac, Blacksmith, Shauna, Delinquent, Jirachi, Regirock EX, spettacolo, Agilish EX, Mega Sharpedo EX, Mega Camerup TX, N, Team Flare Grant, Shaymin EX, Skyform ovviamente, un messaggio che mi è arrivato, Yveltal EX insieme a Xerneas. Guardate, scusate, è uno spettacolo ragazzi, guardate che roba, questa confezione è uno spettacolo, quindi spero il video vi sia piaciuto, mi è piaciuto tantissimo perché che cacchio di spettacolo, quindi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti perché ho tutte quelle altre confezioni da aprire che aprirò subito dopo questa qui, non so quando però a breve, e niente ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetemi la vostra carta preferita fra tutte queste che ho trovato che sono tantissime, cioè non è che l'ho trovate, ci stanno in ogni confezione ovviamente, però fatemi sapere se anche voi comprerete questa confezione perché è uno spettacolo, quindi ci vediamo al prossimo video ragazzi, e saluti da, non vi faccio salutare da una carta, ma vi faccio salutare proprio da questo qui, spettacolo, medaglietta che non è medaglietta ma è spettacolare, questa qua di Pikachu con davanti la sua faccia e dietro il suo, la sua coda, eccola qui, like, subscribe, share e tutto quello che volete, al prossimo video.